Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Oggi Mission Cina Easy Easy, la preparazione al colpo. In realtà preparazione all'irruzione al bureau. Questa preparazione è riservata soltanto al metodo pompieri perché implica il furto di un'autopompa e di un veicolo per la fuga, mentre invece l'approccio B, quello dal tetto, non ha bisogno di preparazione, quindi questo sarà esclusivamente fine al colpo versione pompieri. Prossima missione vi porterò il colpo in un modo e poi nell'altro e poi continueremo la storia. Detto questo, non esitate a lasciare like al video, iscrivervi al canale, a fare tutte le cose di rito e andiamo direttamente con il colpo con Michael. Ok, perfetto. C'è da rubare un veicolo in autopompa, cioè easy peasy. Allora, intanto andiamo allo Santos Custom, che dovrebbe essere qua vicino se non vado errato. Yes. Tracy? Daddy, I'm in trouble. What is money? Drugs? Your mutts. There's this guy. He's been following me around. I think he's about to do something. No, te la cavi da sola. Vai a fare le stronzate e te la devi cavare da sola. Call someone who can help. You'll be fine. Non ho tempo per queste cose perché modifico la macchina al volo e poi andiamo. What can the best mechanic in LS do for you? Better than when she came in, that's for sure. Ok, a posto. Come detto, veicolo per la fuga e autopompa. Ora, per il veicolo per la fuga abbiamo diverse scelte tranquille e andremo a rubarne uno a 5 porte, mi raccomando. Potrebbe tranquillamente essere questo. Vieni, donnina. Allora, il veicolo per la fuga l'ho già mostrato come si fa prima di Blitz Play. E ve lo mostro di nuovo proprio al volo. C'è da trovare un nascondiglio, un vicoletto cieco, qualcosa, e poi basta metterlo lì, quindi non è che ci voglia chissà cosa. Tipo qua dentro potrebbe andare benissimo. Perso $700 dal nulla. Andiamo a metterlo qui. A chiamare Franklin, credo. Ok, troppo vicino alla sede dell'agenzia. Ah, ok. Aspetta. Ho capito. Beh, siamo in centro pieno. Proviamo ad andare qui. Comunque sì, ragazzi, cioè funziona. Funziona così in ogni modo, in ogni missione che richiede un veicolo per la fuga. Importante, ragazzi, far notare che
il veicolo deve essere a 5 porte, perché non siamo mai da soli e nemmeno in due a fare la missione. Quindi ripeto ragazzi, il veicolo a 5 porte. Oh, grazie, molto gentile. Direi che qua è la posizione migliore per poterlo mettere. Troppo vicino alla polizia. Ma vaffanculo! Dov'è la polizia? Ditemi dov'è la polizia! Ditemelo! Ah, è quella lì. Ok. No, è l'ospedale quello. Avevo detto prima di fare questa missione, beh, questa volta non lo vado a mettere nello stesso punto lì vicino a casa di Michael. Fatemi trovare qualcosa di più figo. Invece no, mi stanno bocciando tutti i punti. Da qua alla baraccopoli mi sembra ottimo. Questo non è sfondabile. Qui si può mettere? Ancora vicino alla polizia. Seguiamo la nostra ricerca. Ora a questo punto vado a lasciarlo a Brain County, voglio vedere se lì me lo accettate, eh. Ok, no! È ostruito da un veicolo. Mamma mia ragazzi, però, cioè siamo caduti nell'assurdo qua però, eh. No, seriamente siamo caduti nell'assurdo. Ora qua non siamo più vicini alla polizia, quale sarà la scusa? Ok, a posto, finalmente. Hey, Les, that getaway car is parked where we need it. All right, give me the location. Rancho. Ho dovuto aprire il gatto, scusate. The rest of the prep's taken care of, okay? Adesso ci serve la tua pompa. Potremmo andare a cercare una stazione dei vigili del fuoco. Tanto non c'è medaglia né nulla, quindi tranquilli. Si può fare direttamente così. Quadrato, 9. 1-1. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Pompe. Thank you. The fire department are en route to your location. Si arriverà tra un anno e tre quarti, però tranquilli. Eccoli, li sento. Oh, li ho chiamati però, eh. Invocati. Venga a destra. Eccolo. No. Ah, crap! That hurt. Get out of the way. È rosso. Prima che diventi verde. No! Ti fermi adesso? Non si ferma! Datemi la macchina. She's fucked up. It's insured. Don't be a dick. Cioè, arrivano lì, ti guardano e vanno via. Non c'è proprio. Non si fermano nemmeno. Venite qui, brutte merde. Venite qui. Mi ha chiamato. Ti devi fermare, capito, brutto stronzo? Se no mi dai la tua pompa.
fucking way. Giustamente una stella. Andava pur presa, no? Vabbè. La toglieremo. Questo qua è ancora appeso lì dietro, che matto. Ma hanno visto, affanculo. Vabbè, c'è sempre la soluzione B. La ferrovia. Non mi dire che finisce qui, ragazzi. Questa missione, cioè, è sfigatissima. Questo video è il video più sfigato della serie. Proprio mi sta succedendo una sfiga dietro l'altra. Dovremmo essere anche vicini alla fabbrica di Lester qua, perché vedo il... No, ma perché spuntano dal nulla? Qua c'è lo Santos Custom, quindi fammi ci mettere un segnalino, va. Almeno poi non devo fare chissà cosa, non mi devo allontanare più di tanto. Dai, sì, Clemente, tanto siamo aumentati 2 stelle per non aver fatto niente. Ti apri? Non si apre. Ok, vai, a posto. Che poi potevo accendere le sirene e tutti si spostavano, no? Anch'io. L'intelligenza proprio ce l'ho sopra la testa. Vabbè, autopompa consegnata. Tutto molto easy. 75%. Per fortuna una parte di medaglia guadagnata perché abbiamo chiamato i soccorsi. Adesso ci dovrebbe essere la chiamata all'estero e poi la missione. Hey Lester, we got a fire truck. It's parked around the back of your place. Then I guess we can't put it off any longer. I'll get word out to the guys. Come out to my office and speak to me. Benissimo. Allora noi qua ci salutiamo. Grazie della visione, signori. Lasciate like al video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima missione, che sarà il colpo versione pompieri. Bacione da Adri. Alla prossima, statemi bene. Ciao a tutti.